be champagne, a cold beer is up in the air. It could be downtown or in the country, long as you're there. Enough to celebrate. Nothing in the world gonna stop me. Throwing it down like it's a holiday. We gon' light it up till the very last song. And I'm the one that gets to take it home. I ain't gonna miss that party. No way, no way. Oh, 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 oh. You make me feel like I'm falling, like I'm fed. Amazing what you do to me, yeah. I don't care if it's wall to wall, you're spinning me like a disco ball. Far as I'm concerned, it's only you and me. I ain't gonna miss that party. You alone's enough to celebrate. Nothing in the world gonna stop me. Throwing it down like it's a holiday. We gon' light it up till the very last. Flavio Bau, presidente dell'Associazione degli Agricoltori di Favria. Allora, questa fiera di Sant'Isidoro è arrivata al momento della domenica. Avete fatto un evento di nuovo di altissimo livello. Con te iniziamo a tracciare un primo bilancio. Comunque è di nuovo uscita una bella fiera. Abbiamo fatto tre serate, siamo andati bene. Nonostante tutte queste restrizioni che abbiamo dovuto starli un po' dietro, comunque siamo soddisfatti. Oggi è la giornata è l'ultimo giorno della giornata clou. Abbiamo più di 230 animali di rassegna, più abbiamo le reine da confronto con le reine. E speriamo in bene, il tempo è abbastanza clemente con noi che è andata bene praticamente. Non è ancora finita, però incrociamo le dita di arrivare stasera tutto a posto. Tra l'altro voi il venerdì avete anche organizzato insieme alla Coldiretti un interessantissimo confronto, un incontro tra l'altro dove hanno partecipato anche i bambini delle scuole. Quanto è importante anche far capire ai più piccoli l'importanza del mondo dell'agricoltura? Certo, venerdì abbiamo in collaborazione con la sezione di Favria Coldiretti, presidente Piero Golzio e il vicepresidente Andrea Boetto, abbiamo fatto il convegno sulla Coldiretti di Torino, che sono venuti quelli di Torino. Comunque è stato abbastanza soddisfacente perché la gente ha partecipato. E ha partecipato alle scuole, i bambini sono stati contenti che hanno fatto delle domande che sembra che sti bambini non sappiano ancora da dove arriva il latte o da dove arriva la carne, perché vanno al supermercato, se la trovano lì, pensano che lo scaffale del supermercato esca il latte, ma non è ancora così. Comunque il nostro problema è sto cibo sintetico che speriamo di che non prenda piede, perché altrimenti noi potremmo chiudere.
alla fine questa Favria che è nella tradizione di Sant'Isidoro dimostra che c'è ancora da parte della gente la voglia di ritrovarsi e di vivere non solo il mondo dell'agricoltura, ma di vivere ancora il mondo insieme e di vivere quindi una domenica in tranquillità e in allegria. Certo, no, la fiera di Favria è sempre stata una fiera delle prime nel canavese e adesso grazie a questi giovani che ci vengono dietro, che hanno voglia e li invogliamo, che vogliono andare avanti, che gli piace ancora l'agricoltura e che seguono ancora le orme dei vecchi che altrimenti chiuderebbero tutte, nonostante che hanno già chiuso tante aziende e speriamo che le nostre istituzioni diano una mano a questi giovani da invogliarli ad andare avanti. Presidente, naturalmente sono d'obbligo i ringraziamenti. Certo, quello è importante perché se non ci sono loro, gli sponsor, gli allevatori che portano i suoi animali in fiera, noi non potremmo fare tutto quello che si fa. Poi un ringraziamento anche all'amministrazione comunale, al sindaco, alle guardie municipali, carabinieri e alla Croce Rossa e tutti quelli che ci danno una mano, i giovani del gruppo, specialmente l'associazione Col Diretti di Favria e tutti quelli che ne fanno parte. It'll do anything.